Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore. Il tempo di Natale si conclude con la festa del battesimo del Signore. In realtà è un bel balzo, perché abbiamo lasciato Gesù bambino, visitato dai magi il 6 gennaio, e lo ritroviamo dopo pochi giorni, sono miracoli della liturgia, trentenne, quindi grande, che si reca da Giovanni Battista per ricevere il suo battesimo. Evidentemente il battesimo di Giovanni non è esattamente il nostro battesimo cristiano, è un battesimo di conversione, come dice Giovanni. Battesimo vuol dire, la parola battesimo vuol dire immersione, ci si immerge nell'acqua del Giordano per riemergere, poi questo sarà un significato che viene ripreso anche nel battesimo cristiano, per riemergere a una vita nuova, per convertirsi, per cambiare vita. E allora noi diciamo: che cosa vuol dire che Gesù va a fare questo gesto? Doveva convertirsi, doveva cambiare vita, aveva peccato, doveva cambiare qualche cosa? Evidentemente no. Gesù si mette in fila con i peccatori, e Luca lo sottolinea proprio in maniera particolare, perché dice Luca: mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù ricevuto anche lui il battesimo. Ecco, Gesù si mette in mezzo a questo popolo peccatore che desidera una vita nuova, e proprio questo è il gesto che tutti gli evangelisti raccontano come inizio del suo ministero pubblico. Per 30 anni non sappiamo niente di cosa ha fatto Gesù, ha vissuto la vita di tutti, una vita di paese, di villaggio, a Nazareth, bambino, adolescente, giovane come gli altri, ma adesso è arrivato il momento di mettersi in fila con i peccatori, cioè di rendersi solidale con i suoi fratelli e di inaugurare un percorso nuovo, l'inizio del suo annuncio, della sua rivelazione. E davanti a questa scelta, davanti a questo gesto, il Padre risponde. Mentre stava in preghiera, questo è un tema caro a Luca, quello della preghiera, il cielo si aprì e discende sopra di lui lo Spirito Santo come una colomba. Come una colomba, lo Spirito Santo non è una colomba, ma come la colomba del diluvio che annunciava la fine della punizione, come lo Spirito di Dio che all'inizio della creazione aleggiava sulle acque, così lo Spirito Santo, come lo chiama sempre Luca, scende su Gesù, il Messia, l'unto, il consacrato, ecco, e lo consacra, e la voce del Padre dal cielo lo annuncia: tu sei il mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. È chiaro anche che la tradizione cristiana ha visto in questa scena un anticipo del nostro battesimo, perché il giorno del nostro battesimo anche noi, anche su di noi è sceso lo Spirito Santo, non abbiamo visto la colomba, ma lo Spirito Santo è sceso dentro di noi, anche su di noi il Padre ha detto: tu sei il mio figlio amato, in te ho posto il mio compiacimento, sei la mia gioia, sei la gioia di Dio. Ecco, e allora anche il giorno questo in cui non solo il Papa fa i battesimi nella Cappella Sistina, ma il giorno in cui ognuno di noi può dire grazie per questo dono che è sepolto nella nostra coscienza. Eravamo troppo piccoli, non ci ricordiamo, molti di noi non hanno manco la foto del battesimo, però sappiamo che questo dono ha iniziato in noi, come è stato per Gesù, una storia nuova,
la storia di una vita vissuta da figli amati, da figli che non sono soli, ma che sanno di avere un padre e di avere un fratello che cammina insieme con loro.